Scusami, ritrovate nel mio canale, siamo qui, signori, mamma mia ragazzi, siamo su The Last Guardian. È un titolo che è il mondo degli anni 90 e degli anni 80, aspetta davvero da tantissimo tempo. È un gioco che secondo me sarà veramente veramente bello, sarà veramente apprezzato da tantissima gente. Io non sto qua a fare let's play, forse dipende un po' dal mio pubblico, che cosa mi vuole far capire. Anche perché ultimamente i let's play non stanno andando benissimo, perché il mondo dei videogiochi in generale non sta andando benissimo, insomma, ecco. E di questo tipologia di video mi piacerebbe però vedere il vostro supporto, ragazzi. Fatemi vedere, valutate alla fine dell'episodio se vi piace o meno. Vi posso assicurare, ragazzi, che sarà veramente qualcosa di incredibile. Farò i primi 1-2 episodi e poi valuterò bene se continuarla o meno, sinceramente. Perché è una cosa che mi voglio godere al 100%. Anche perché devo ancora finire Dishonored, che piano piano, ragazzi, finiamo anche quello. Vediamo. Allora, The Last Guardian. Ok, qua si può già iniziare a giocare, ma non so minimamente che cosa fare, ragazzi, sinceramente. Allora, boh, adesso provo a premere tutto. Ah, bisogna fare in modo di far sparire tutto, ragazzi. Mamma mia. È un'avventura pazzesca, secondo me, ragazzi. È ferito. È una sorta di cane con le ali. Ok. Questo che parla è il narratore, sarà lui da grande, evidentemente. Poverino, sta morendo. È una bestia che mangia uomini. Che figata che è in giapponese, raga. Io mi sa che ti devo aiutare, zio. Tu vuoi il mio aiuto? Secondo me. Sì. No, ancora no, mi sa. Prima ti dovrei forse liberare da queste brutte catene. Oppure, aspetta, forse mi avvicino a te, piano piano. Mi avvicino, piano piano. Troppo veloce. Agiatu Torikuma. Anabagiam izu du adatu adadu arie tastire ke inaraz ye taste astuzi. Le mie opzioni, ok. Ehi bimba, ti voglio aiutare. Non voglio farti del male. Ok. Ferma. Buona. Dai, poverina, madonna, riesco a sentire il dolore. Ok. Merda. Thank you.
Ok. Io adesso non so sinceramente se... Là c'è qualcosa che luccica. Ti devo liberare dalle catene, zia. Vediamo. Mi sa che è ancora diffidente, mi sa. Sì. Ok, via da qua, via. Proviamo a vedere qua cosa c'è, perché qua c'è qualcosa, mi sa. Ok. Lancia. Cosa succede se lancio? Allora, lanciamolo. Cosa succede? Non gli piace? Oh! Madonna! Raga, sono curioso. Che cos'è sta roba? Tira leva. Ok. Qua c'è altro. E quindi, evidentemente, questo serve a qualcosa. Devo capire che cosa. Ah, c'ha gli occhi diversi adesso? No! Allora, aspetta, aspetta, con calma. Questo è tuo. La bestia sembrava non volesse mangiare se le stavo vicino. Ok. Ah, quello è il suo mangiare, può essere. Ok. È il suo mangiare. Ti piace allora? Allora te ne porto ancora un altro po', zia. Arrivo, bestiolina! Eccomi. È tuo. Me ne vado. Stai tranquilla. Magnate. Ok. Forse adesso si fida di me. Oddio. Cazzo. Cosa succede? Ok. Posso salirci sopra adesso, eh? Vediamo se adesso gli vado sopra da qua. La libero da qui. Adesso te la tiro via io, zia, tranquilla. Piano piano, ecco, pianino. Con calma, con calma, con calma, calma. E adesso è nostra amica. Non gli piacciono le chiamatrico. Ok, si chiama Trico così. Dove dobbiamo andare adesso, Trico? Oh my god. Oh mio dio, ci porta lui. Dai, vai, 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 Trico. Così... Cazzo, tiro la leva. Ecco! Va meglio? Oddio, sono caduto. Trico, sta attento, eh. È tipo un pacchi gigante lui. Con le ali. Che dolce. Vediamo se lo chiamo, se arriva. Oh mio dio. Dobbiamo andare lassù? Sì, mi sa di sì. Allora, proviamo a scalarlo. Ok.
Sono sul tuo testino, Trico. Questo secondo me ti piace, sai, Trico. Ok, lancia. È tuo. Mangialo, mangialo. Dai. Magnetello. Sì che tu magni, dai. Ah, beh, ci sono io. Forse si imbarazza un pochino. Io per adesso me ne vago di qua. Se lo sta mangiando intanto, eh. Trico, con calma. Ragazzi, non so, quando ho chiamato... Quando l'ho chiamato è derivato e mi è partita una roba dentro che non lo so. Non me lo so spiegare, sinceramente. Ok. Io così lo sto chiamando, ma non so se funziona molto. Sto pezzo qua, secondo me, è senza di lui. Dove sono? Oh, cazzo. Ma cosa c'è? Ok, ho aperto qualcosa. What? Il lumone mattina e muovi la levetta senza per rifletterla la luce. Anigumav o imagak uno. Yesi. Ino tugo ye harosi onstisiasi ya no no tu katnek ye tesmatic ino tu kariku awesi. Non riesco a capire che cosa serva, ragazzi, sta roba, però lo scopriremo. Adesso provo ad andare a tornare dal mio amico. Devo farlo vedere a Trico. Trico, guarda che ho trovato un nuovo gioco. Eh sì. Ehi, Trico. C'ha paura. Cosa sta facendo? Oh mio Dio! Atune kamikak oso boi o un toricono a wiz. In Isitsuda Italatu Ataduia Ye vedo moi. Ah, può darsi. Vi dico dove andare, dallo specchio? Là c'è la pappa. Cazzo. Cazzarola, devo ancora capire bene le misure. Però là c'è la pappa per te, Trico. Vieni qua, bella bestiola. Secondo me è il modo più veloce per salire la coda. Lì sono sul culo, non è una cosa bellissima, ecco. Proviamo a tornare indietro. Eccolo il mio amico. Ok, forse ho trovato una via di fuga, raga. Trico, però sta attento. Ok, sono tornato indietro. Vai, salta, zio. Ancora lui non ho capito come si chiama. Vieni, mi raggiungi, vero? Bravo. Oh my god. Atatui onobumaka Onira Kyabeta, Ramiezi, Otrikuno, Yetarastezi, Ono Dak, Ahinoro Kuinozi. Ok, mi sa che queste devo farle distruggere da lui. Spam. Mio Dio. E lui qua come ci passa? Ci passi? Ci passi, Trico? Sì che ci passi, vero? Dimmi la verità. Piano piano arriva, ragazzi. Arriva, arriva. Che esperienza magnifica, ragazzi. Siamo solo all'inizio. Ci facciamo un bel bagno, Trico? Quanto mi piace chiamarlo a vedere che arriva. Ok. Vai, Trico! Vediamo se si lancia anche lui. Dai, vieni, non succede niente. Dai. Dai.
C'ha paura? C'ha paura dell'acqua, raga. Ok, qua c'è qualcosa. Vediamo. Vai, distruggi qua. Ok. Lì c'è da mangiare. Forse potremmo attirarlo. Vai, 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 vai. Che trico ha fame. Ok. Andiamo giù. E mo glieli riportiamo, così magari si butta in acqua, raga. Ehi, Trico! Ti ho portato la pappa. Vediamo. Vediamo che fa. Oh! Ma guardalo, è proprio un cucciolino. Ma che dolce. Bastava solo dargli da mangiare. Veniva lì. Carina, te ne do un altro, guarda. Vedo che sei molto affamato, zio. Trico! Guarda, mon qua cosa c'è. C'è ancora della pappa. Vieni. Oh, cazzo, se dico pappa poi il mio cane si agita. Che ha fame, anche lui. Prima do da mangiare a Trico, poi a te, Pacchi. Ancora pappa, via! Andiamo, Trico. Mi sa che questa è la via giusta. Vieni qui, amore. Dai. Qui, qui, qui. Che qua c'è qualcosa da scalare. Dobbiamo andare lassù. Però senza il tuo aiuto faccio fatica. Bravo. Bravissimo. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Pianino. Ah! Vai che hai visto. Devi andare là, amore. Dai. Vai, topino. Guardami là. Ok, devo farlo da solo. Bene. Allora. Ok, bravo. Dai che ci sei quasi. Trico, arrivo subito. Stai lì, mi raccomando. Non andare via. Ma come addio? Eh sì, ragazzi, questo è un addio. Forse è un addio. E chi lo sa, magari lo continueremo insieme, ragazzi. Mi piacerebbe davvero tantissimo raggiungere tantissimi like. Non vi chiedo i like, voi mettetelo, ragazzi. Non voglio chiedere più il numero dei like perché voglio che voi lo mettiate. Ma ne chiedo tanti per continuare questo let's play, ve lo dico già subito, perché è un'esperienza che voglio godermela pieno. E tante volte i let's play, se vanno male, tendono a rovinarmi un po' l'esperienza di gioco, anche perché poi prendo un impegno. Io i giochi voglio giocarci quando mi pare, non voglio essere obbligato. Quindi se vedo che va bene la serie, ovviamente faccio molto più volentieri e faccio anche tantissimi video per voi, ragazzi. Qui da Gabo di Square è tutto, lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Bye, raga.